media res. Io vorrei partire con le parole di Bill Bowerman, leggendario allenatore d'atletica leggera all'Università dell'Oregon e che allo sport ha dedicato tutta la vita. Lui diceva: se hai un corpo, allora sei un atleta. Ecco, partiamo da questa idea strana che siamo tutti degli atleti. Ne voglio parlare però con due atleti veri. Li ripresento e do loro il benvenuto. Intanto Filippo Tortu, classe 98, c'è gente che è nata dopo gli anni 90, è incredibile. Primatista dei 100 metri piani, ha il primato nazionale, ha portato per la prima volta il tempo italiano sotto i 10 secondi. Oggi è uno sportivo che rappresenta anche un altro corpo, non solo il suo, ma quello delle Fiamme Gialle. Benvenuto Filippo. Buonasera a tutti, grazie di avermi invitato. L'altro con noi invece è Giorgio Malan, pentatleta, qua mi trovo a dover fare il facilitatore per gli scienziati che forse non sono pratici di queste cose. Pentatleta vuol dire un ragazzo che si impegna nel nuoto, nella corsa, nel tiro a segno, nell'equitazione, nella scherma. Nel 2018 ha vinto il suo primo campionato assoluto, è diventato campione d'Italia. Nel 2019 a Budapest, negli indoor, è arrivato secondo. Benvenuto anche a te. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Allora, il risveglio del corpo, già parlarne con voi, insomma, siamo avvantaggiati. Il solstizio d'estate, l'estate della vita, voi siete giovanissimi. Come vivete il vostro corpo e insomma, come lo sentite anche in questo momento particolare in cui davvero si sta risvegliando perché siete tornati a fare il vostro lavoro preferito, ovvero gli sportivi? Iniziamo con Giorgio. Allora, in questo periodo di quarantena ovviamente noi atleti non siamo riusciti a praticare la nostra routine quotidiana, ecco. Infatti ci siamo trovati chiusi in casa un po' come tutti, però dal punto di vista fisico, dal punto di vista del nostro corpo è stato anche difficile riuscire a cambiare così tanto le nostre abitudini. Diciamo che adesso questo risveglio tanto atteso ce lo stiamo godendo, almeno io me lo sto godendo perché non vedevo l'ora di cominciare a fare quello che mi piace. E quindi spero che la situazione stia migliorando in maniera definitiva e piano piano di ritornare alla normalità anche dal punto di vista fisico, perché sicuramente non siamo nella forma per questo stop, però ci torneremo presto. Hai con il tuo corpo d'atleta? Ma io scusa, non so. Ancora Giorgio che non ci ha risposto. Scusate. Ok. No, col mio corpo d'atleta, dicevo, cerco di vivere adesso la situazione che è cambiata, che è tornata, diciamo, alla normalità in maniera più con la mia routine quotidiana, insomma, cercando di ritrovare quelle sensazioni che un atleta ha col proprio corpo e che quelle sensazioni che ci piacciono soprattutto vivere e tutti i giorni, ecco, durante gli allenamenti. Filippo, a te. Ma io penso che con questo risveglio del corpo sia ripartita soprattutto anche la testa, perché per me è una conseguenza. In questo periodo che sono stato diciamo ai box, mi sentivo quasi come se, non dico che questo tempo non sia trascorso realmente, ma quasi, perché immaginare una giornata per me, come penso anche per Giorgio, senza fare sport è davvero complicato. Quindi sta riprendendo un po' tutto, un po' tutta la normalità, e questo non vuol dire solo dal punto di vista fisico, ma vuol dire proprio dal punto di vista della nostra routine, della nostra vita. E poi penso che in questo momento più che mai il nostro corpo vada ascoltato, quindi essendo stati fermi per parecchio tempo, in questo periodo siamo più
diciamo a rischio, facendo tutti gli scongiuri, siamo un po' più a rischio per quanto riguarda qualsiasi tipo di infortunio dovuto appunto a una ripresa e soprattutto a una ripresa, diciamo un po' con l'acqua alla gola, perché ad esempio nel mio caso io il 4 luglio tornerò a gareggiare e quindi ho dovuto un po' riaffrettare la preparazione. Quindi penso che sia molto importante ascoltarlo e capire bene quanto possiamo effettivamente allenarci o quando è giusto riposare, perché penso che il riposo sia parte fondamentale della preparazione. Sapete che questo momento strano, intendo la quarantena, è stata un'occasione straordinaria per entrare dentro le case della gente. Forse sarà capitato anche a voi collegandovi con i vostri compagni, con gli amici, e c'era un po' il gusto voyeuristico di tutti di sapere che cosa succede dentro quella casa lì. Ecco, allora vi chiedo di raccontare com'è che vi siete allenati fra le quattro mura di casa. Com'è avete gestito il corpo? Insomma, Filippo, cosa facevi? Correvi dal salotto alla stanza? Come funziona? Allora, penso che per me sia stato un po' più semplice rispetto a Giorgio. Io sono riuscito a portare un po' tutti gli attrezzi della palestra in giardino e quindi palestra, forza, diciamo, sono comunque riuscito ad allenarmi, non dico come se non ci fosse stato nessuno stop, però quasi. Al contrario, la corsa purtroppo casa mia non permette di fare 100 metri da soggiorno alla cucina e è molto più piccola, però ho la fortuna che proprio attaccata a casa mia ci fosse un piccolo bosco dove qualche volta sono riuscito ad andare a correre su uno sterrato, un rettilineo di 100 metri, però naturalmente non è come correre in pista. Io sono tornato il 3 maggio, se non mi sbaglio, a correre in pista e mi era mancata parecchio, ma come dicevo prima, non solo perché il mio corpo ne aveva bisogno, ma proprio perché io mi sento me stesso soprattutto quando sono in pista. Adesso c'è una bellissima frase che dice che un uomo è effettivamente uomo quando fa sport, e penso che nel mio caso non ci sia modo migliore per descrivermi. Giorgio, Filippo ha già anticipato che per te le cose evidentemente sono state più complicate, anche perché nel tuo lavoro d'atleta hai bisogno del corpo degli altri, perché a volte, come nella scherma, hai di fronte un avversario, oppure hai a che fare con un altro corpo di un altro animale, un essere pensante, il cavallo. Com'è andata? Hai portato il cavallo in casa? Dimmi la verità, hai fatto come Benigni al Festival di Sanremo. No, purtroppo non sono riuscito a portare il cavallo in casa, ma come dicevate voi, effettivamente per me è stato lievemente più difficile. Però ho cercato di far diventare casa mia un po' un centro sportivo dividendo tutti gli sport, ecco. Mia mamma non era tanto contenta di questo perché c'erano attrezzi un po' ovunque, però comunque sono riuscito anche con un po' di fantasia, perché non è facile a tenere il mio corpo allenato, ecco. Come diceva Filippo, sì, mi ritrovo anch'io nella frase che ha detto, perché effettivamente la nostra giornata è piena di sport, la nostra vita è lo sport, quindi trovarci in un momento in cui non lo possiamo fare è veramente difficile. Diciamo che sì, sono riuscito a ovviare un po' questo problema, però sono molto contento adesso di poterlo fare come lo facevo prima, ecco. Sapete che il tempo di queste dirette è tiranno. Io vorrei farvi ancora tante domande, quindi vi chiedo di rispondermi in modo super sintetico. Partiamo da Filippo. Una cosa che hai imparato sul tuo corpo in questa quarantena? Che stando fermo a non allenandomi non ingrasso ma dimagrisco di molto. perché penso di essere uno dei pochi a essere dimagrito in questo periodo, anche se ho mangiato molto, spesso e volentieri, e non riuscendo a allenare come sempre, però sono dimagrito. Giorgio? Io sono rimasto nel mio peso forma, ecco, non dimagrisco io, purtroppo. No, diciamo che ho imparato anche a ascoltare di più il mio corpo, perché capita raramente un periodo di stop così lungo
e quindi anche durante allenamenti un po' differenziati rispetto al solito, bisogna ascoltarlo bene, il proprio corpo, e questo sicuramente cercando di guardare il lato positivo ha aiutato. Filippo, sempre nella quarantena c'è stata questa vicenda dei runner. Allora, a chi fare questa domanda se non a te? Come l'hai vissuta? Ti è piaciuta questa gente che si è messa a correre? Ma allora, c'è stato un periodo che secondo me era necessario rimanere assolutamente in casa anche per dare proprio l'esempio, cioè nel senso era una responsabilità sia per se stessi ma soprattutto per gli altri, anche perché se uno vede che non c'è proprio in giro nessuno, anche lui magari decide di rimanere in casa. E adesso penso che molte persone abbiano iniziato a fare sport in questa quarantena, magari lavorando con lo smart working, avendo a disposizione più tempo. E questo secondo me può essere stato un aspetto positivo. Poi purtroppo adesso molti noi atleti professionisti per fortuna siamo potuti tornare ad allenarci, però ci sono tantissimi ragazzi, anche bambini, che non riescono a fare sport perché tutte le scuole, atletica, basket, calcio, danza, nuoto, è tutto chiuso. Quindi spero, che al più presto anche loro possano tornare ad allenarsi. Giorgio, tu invece sei nelle Fiamme Azzurre e quindi, diciamo, ti occupi, del carcere, dei carcerati. Secondo te questa situazione in qualche modo ci ha avvicinato a quel comune sentire essere chiusi e non poter uscire? Oppure no, è un'illusione nostra? Sì, diciamo che la situazione era abbastanza simile, per fortuna diversa, però sicuramente per quanto riguarda il mio gruppo sportivo c'è stato un periodo, soprattutto all'inizio, in cui sono stati molto in difficoltà i miei colleghi nelle carceri perché sono state delle rivolte e purtroppo persone cioè, ci sono state delle brutte ripercussioni, ecco. Adesso la situazione sta andando meglio. E quindi faccio un in bocca al lupo a tutti i miei colleghi e ringrazio il mio gruppo sportivo. Ma sì, tornando alla domanda, diciamo che non è proprio la stessa cosa, ma in questo caso mi sono sentito un po' chiuso in gabbia, soprattutto perché col mio corpo non riuscivo a fare quello che facevo prima. Grazie a tutti e due per il tempo, l'energia e i pensieri che ci avete dedicato. Io cosa faccio? Vi saluto con le parole di Franco Arese, il campione italiano dei 1500 metri. Diceva: "Quando corro, il mio battito è come quello di una persona normale seduta al bar." Beato lui. Grazie Grazie mille. Di nuovo. mille. Grazie Buon ancora. lavoro, Vittorio. Grazie, grazie. Io ringrazio moltissimo anche il CONI per averci permesso di avere questi nostri due grandi campioni e speriamo di vederli insieme ad altri durante il festival dal vivo dal 23 al 29 di novembre.